Buongiorno e buona domenica a tutti e bentornati a Sport Report. In apertura il basket, oggi seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie C Silver. E per il Basket Club Cirignola c'è un importantissimo impegno in trasferta, il primo stagionale contro la formazione della Virtus Vesani che all'esordio ha perso a Trani con il punteggio di 70-57 da parte della Fortitudo. Per i ragazzi di Beppe Bozza, dopo il sofferto 79-74 all'esordio vincente contro Corato, la possibilità concreta di cercare il bis. Ascoltiamo la vigilia nelle parole di uno dei giocatori di punta della squadra di Beppe Bozza, Roberto Pappalardo. Importante appuntamento che non dobbiamo sbagliare, loro sicuramente vorranno dare tutto contro di noi come tutte le squadre in questo campionato e sarà da qui fino a fine anno e soprattutto in questo periodo un po' difficile dobbiamo dar prova di essere una grande squadra e vincere in tutte le situazioni. Ecco, domenica, che partita è stata contro Corato? Una partita che comunque vi ha visti trionfare, ma senza non pochi grattacapi. Sì, siamo partiti molto forti e poi ci siamo rilassati. Non ci regala niente nessuno, quindi dobbiamo essere concentrati al primo e all'ultimo minuto. Ed eccoci alla pallavolo, ieri pomeriggio ultima amichevole per le ragazze della pallavolo Cerignola che il prossimo 19 ottobre debutteranno nel campionato di Serie C donne al Pallavamila contro la formazione dell'Amatori Volley Bari. Ultima amichevole con sconfitta ad Opera di Castellana Grotte che milita nel campionato di Serie A2 con un 3-1 in cui il tecnico Castellaneta ha messo in evidenza tutto il roster, tra cui anche le under. In questa edizione andiamo ad ascoltare come ha passato queste preparazioni una delle giocatrici di punta, Carla Sgherza, che rispondendo ai tifosi delle Fucsia parla di lei e non solo. Ascoltiamola. Ho iniziato a giocare a pallavolo all'età, ero giovanissimo. Strano caso vuole che ho iniziato a giocare a pallavolo dopo aver fatto hockey su pista, quindi ho cambiato letteralmente sport. Ho giocato per la prima volta a Molfetta, nella società storica della Molfetta Volley, e niente, diciamo che lì ho passato diciamo, il fiore della mia gioventù, dove ho imparato tante cose, anche grazie al mio allenatore Corrado Minervini, che ci tengo a ringraziare. Qual è il tuo segreto per beffare ogni volta il muro con il money out? Innanzitutto ci vuole molta visione di gioco, innanzitutto bisogna guardare fino all'ultimo secondo il muro avversario, di lì attendere, colpire, vedere soprattutto se fino all'ultimo tiene le mani o meno al muro, di lì poi schiacciare il pallone sulla parte esterna, in modo tale da quasi da schiacciare fuori la palla. E lì poi è il caso. Chi nello spogliatoio non ti va proprio a genio quest'anno? Ma sinceramente io non ho questo tipo di problemi. È una domanda precisa e tagliente, però io sono una persona molto tranquilla. Sinceramente vado sempre, di solito vado d'accordo con tutti, non ho compagni di squadra che non mi vanno a genio, infatti alla fine dell'anno concludo sempre bene il mio anno e con molti atlete rimango anche amica. Cosa ne pensi del Castellaneta, squadra che hai già affrontato in amichevole? Castellaneta so che è una squadra che compie per il primo anno il campionato di Serie B2, devo dire che dall'amichevole posso dire che è una squadra che darà filo da torcere a molte squadre in Serie B e dirà la sua in campionato. Hai dei momenti che ricordi con piacere della tua carriera? Sicuramente la vittoria quando ero piccola del campionato di Serie D, che è stata la mia prima vittoria di campionato, la vittoria soprattutto del campionato di B2 proprio qui a Cerignola, che è stato un campionato bello tosto e competitivo, vinta prima in classifica, la finale playoff dell'anno scorso, tutto il girone dei playoff. E anche i playoff affrontati comunque i playoff, perché io adoro i playoff e spero, anzi spero, no, voglio vincere e arrivarci anche quest'anno. Segui altri sport? Oh, sì, il calcio, tifo Juve, però prettamente la Serie A1 femminile, infatti tifo Conegliano, non so se qualcuno la conosce. Qual è la tua canzone preferita?
Allora, io non ho canzoni preferite, perché seguo un genere particolare, l'elettronica, però cantata live. Non si direbbe a guardarmi. Però dai, metto una canzone italiana, che è A mano di Rino Gaetano, che conoscono tutti. Dai un voto alla tua squadra. 10, perché veramente questa squadra ha un grande entusiasmo, mi ispira tantissima fiducia e so che faremo benissimo. Cosa fai quando non giochi e o ti alleni? Studio, sinceramente sto preparando un concorso, ho finito il mio percorso universitario, anche magistrale. Studio, però no, vabbè, esco con gli amici. Mi piace viaggiare più che altro, quindi vado in molti posti, faccio dei weekend, ma soprattutto mi piace viaggiare. Quindi. Hai hobby, passatempi preferiti? Sì, un passatempo preferito è uscire in moto, perché non si direbbe, io ho una moto, quindi mi piace uscire, e insomma è il mio modo per rilassarmi. E prima di salutarvi vi ricordo che per quanto concerne la Formula 1 il Gran Premio del Giappone si è concluso stamane con questo ordine d'arrivo: Valtteri Bottas primo, Vettel su Ferrari secondo e Hamilton su Mercedes terzo, sesto posto per Charles Leclerc. La Mercedes ha vinto il titolo costruttori, una gara in cui già ci sono stati problemi in partenza per la Ferrari, ma poi almeno Vettel ha avuto il coraggio e l'astuzia di mantenere lontano dalla seconda posizione Lewis Hamilton, che poi è finito terzo. Bene, è tutto per questa edizione di Sport Report della domenica, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina con nuovo giorno alle 9, buon proseguimento di pomeriggio.